Oggi vet, pet and food, veterinari, animali e cibo, la medicina veterinaria che controlla il cibo di origine animale sulle nostre tavole, cura gli animali, seleziona il meglio per la nutrizione dei nostri animali domestici. Il segmento del venerdì con il contributo scientifico della Federico II di Napoli, dell'Ordine dei Medici Veterinari e di Baselice, Farmacia Veterinaria. E eccolo qui, questa nostra sigla che si conclude con questa bellissima immagine di questo bellissimo cane. Oggi di che parliamo? Oggi gli antiparassitari. Siamo, è vero, ancora impegnati con i rigori dell'inverno, ma la primavera è già dietro l'angolo ed allora per chi ha il cane o il gatto, meglio prepararsi alla consueta battaglia contro i parassiti, quelli esterni per questa settimana, e che oltre ad interessare i nostri amici pet, interessano anche noi, perché anche l'umano può essere un ospite alternativo al nostro animale. E con noi per parlarne un grande specialista, Domenico Carnatù, Buongiorno, benvenuto, dottor Edoardo. Carnatù, medico veterinario, etologo, comportamentalista. Lo abbiamo già detto altre volte, i parassiti esterni più frequenti dei nostri compagnucci di casa sono le pulci e le zecche, parassiti ematofagi, cioè che si alimentano con il sangue, portatori di un sacco di fastidi e anche di malattie per l'umano. Partiamo dalla pulce. Dalla pulce, dottor Carnatù, un animale senza ali ma abile saltatore. Saltatore. Ecco, da quali luoghi? Come passa l'animale? Come passa l'uomo? Allora, innanzitutto volevo dire una precisazione rispetto alla stagionalità dei parassiti. Sì. Cioè, in effetti sicuramente le temperature quando aumentano in primavera, il ciclo dei parassiti riesce ad attivarsi, per cui c'è una maggiore pressione infestante. Però, Ci diciamo sono che sempre i allora, parassiti. diciamo che come per il latte della bufala, anche per i parassiti c'è la destagionalizzazione, cioè nel senso che ormai le temperature urbane, casalinghe, danno una costante per cui il ciclo dei parassiti dura tutto l'anno, motivo per cui oggi per avere una protezione certa bisogna avere una profilassi Ma le dirò antiparassitaria. di più, ieri a casa mia circolavano due zanzare, Sì, quindi no, no, pieno no, ma io inverno, trovo regolarmente pulci e zecche su sì. cani, soprattutto quelli che vivono in casa. Soprattutto quelli che vengono. Sì. La pulce appunto, è un insetto non provvisto di ali, ma provvisto di zampe molto lunghe, soprattutto il terzo paio di zampe, infatti il modo con cui anche poterle differenziare dal pidocchio, ed è in grado diciamo, di coprire lunghe Ecco qui, distanze. Fleas è Sì, la sì, 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 pulce sì. che salta, è un saltatore eccezionale. Eccezionale, ma oltre ad essere un saltatore eccezionale, il veicolo principale della diffusione sono le uova che si Sì, attaccano alle sì. scarpe, agli Infatti tra poco indumenti. vedremo il ciclo, no? Sì, Dall'uovo alla fino alla larva. larva, la nidola, cioè tutto il Sì. ciclo vitale. Diciamo, però diciamo, il veicolo principale non è l'insetto adulto, che poi ha bisogno anche dell'ospite immediato per potersi nutrire di sangue, ma è l'uovo che può essere veicolato, possono rimanere anche quiescenti. Eccole qui, Eccole ecco qua, qua, le eccole qua. uova Le uova che che poi stanno lì in vengono agguato. in, no, stanno in agguato, poi vengono in contatto con la cute dell'animale, trovano le condizioni adatte per schiudere e quindi il ciclo si ripete. Tu dicevi parassiti interni ed esterni, questa è una sottile differenza, perché proprio la pulce, ad esempio, è l'ospite intermedio di un Sì, parassita interno che è la tenia, ovvero la pulce facendo il pasto di sì, sì. sangue. Eccolo lì, Eccolo là infatti, il ciclo. sì. La pulce, facendo il pasto di sangue, trasmette le uova della tenia che sono un parassita interno. Sì. Quindi combattere gli esterni significa in certi casi controllare anche quelli interni. Sì, però diciamo che oggi ci Sì, concentriamo certo. Però sui. per dire che la Sì, pulce, sì. oltre ad essere veicolo di malattie infettive sia per il cane che per l'uomo, anche di Certamente. malattie infestive parassitarie, di Certamente. altri parassiti. Sì. Eccola qui, la pulce tipica che sta sul Sì, pelo, è si vero? Il annida pelo. fra il pelo del cane. Qui vediamo una pulce moribonda. Sì. Questa pulce che si vede sul pelo del cane in superficie, che sta sul pettine, è una pulce già trattata o con una sostanza Con spottone, qualche. Sì. perché la pulce viva e vitale non si individua facilmente sul pelo del cane. Anzi, diciamo, il reperto principale che ci fa dire che il cane è infestato da pulci non è la visione della pulce che spesso sfugge perché si annida fra il pelo, ma delle feci. Troviamo questi piccoli puntini neri che sono le feci delle pulci che si annidano appunto qua, ne Ecco, vediamo, sì. Qui eccole qua, sì. Quelle sono è proprio chiaro. feci Eccolo ed qui. è il reperto più costante per Sì. dire che il cane
il cane sicuramente ha una pulce. O io dico che ad oggi un cane non coperto da un antiparassitario al 99% la pulce ce l'ha, cioè perché c'è una pressione infestante molto alta dovuta sia all'incremento di animali domestici, di randaggi e anche di selvatici urbani e suburbani, che spesso sono i principali veicoli anche di parassiti con veicolanti batteri tipo la ricchezza e quant'altro. Ecco, e se con Carmine Marano andiamo un po' più avanti, abbiamo la zecca. La zecca è l'altro animale, forse anche più, come dire, più pericoloso. Sì, insomma, per certi versi sì. Per può certi, portare la, diciamo queste che veicola, malattie. Veicola sicuramente malattie più pericolose. No, ritornando un attimo alla pulce, la pulce sul cane, oltre a dare fastidi, che poi ne potremo anche parlare, sì, oltre a dare un problema di infestazioni, in alcuni cani dà proprio problemi allergici, perché ci sì, sono molti cani, è nato un tipo di allergia proprio alla saliva della pulce, sì, per cui molti cani o anche gatti hanno anche poi delle patologie su base immunitaria dovute al morso della pulce. Ecco, diciamo il padrone, il proprietario del cane o del gatto, ma forse più del cane, se ne accorge perché il cane si gratta. Sì, ovviamente, diciamo uno dei sindomi principali, sì, ma nella pulce non sempre, perché ci sono altre malattie che sono più francamente pruriginose, tipo le dermatiti da intolleranza alimentare, piuttosto che agari della rogna e quant'altro. Però nella pulce ci sono alcuni cani che non sono allergici al morso della saliva, sì, che si grattano solo dopo gravi infestazioni, devono essere veramente irritati meccanicamente da questa presenza massiva di pulci. Nel caso in cui il cane invece sia allergico al morso della pulce, basta anche la presenza di una sola pulce a scatenare il meccanismo allergico. Quindi una presenza subdola in questo sì, caso. Sì, subdola è pericolosa sia per il cane che per sì, l'uomo. Ecco, e veniamo alla zecca. La sì, zecca è l'altro animale, l'altro parassita, come dire, che più frequentemente... Sì, dominante nella popolazione. Anche questo fa un bel salto. Ecco, per evitare la zecca, la pulce, bisogna ovviamente, a parte gli antiparassitari, che tra poco li sì, vedremo, sì, tra qualche minuto, bisogna evitare ovviamente i luoghi dove certo, potenzialmente... Allora, un po' evitare i luoghi, ma io dico non sempre evitare può essere la strategia giusta, perché a volte proprio nei parchi, nei boschi dove il cane può trovare un momento di felicità, di aggancio sì, motivazionale, privarlo di quello non sempre. Ci sono adesso dei presidi medici veterinari che ti danno una copertura quasi... Sì, cioè, li vediamo, no, quasi, li vediamo cioè, tra poco. Per dire. Però è chiaro, evitare, ma soprattutto prepararsi sì, ad affrontare la questi prevenzione, posti. La prevenzione. Quindi se sai che devi frequentare dei boschi, invece di usare un antiparassitario che ti copre, un repellente che ti copre al 60-70, ne usi uno che ti copre il 100% o integri più approcci antiparassitari. Così come tu, quando torni dai boschi, anche e soprattutto se ci vai senza il cane, un'ispezione del proprio corpo per valutare... Per è sempre utile. Ecco, qui no, vediamo la zecca. Sarebbe quasi obbligatorio. Sarebbe obbligatorio. Le dicono che sì, dopo una passeggiata nel bosco dovresti, tornato a casa, ispezionare tutto il corpo. Sì. Se vai col cane, forse c'è un pericolo in meno, perché in genere il parassita è specie specifico, ovvero se vai col tuo cane, probabilmente la zecca tra te e il cane sceglie il cane, sì, se ci vai da solo al bosco sicuramente sì, scegli sì, te. Ecco l'ospite alternativo. Sì, l'ospite intermedio alternativo o sì, erratico, cioè non d'elezione, però che sì, se in caso diciamo... Ecco, qui vediamo la zecca tra i peli di un braccio sì, di un umano, sì, tipico insomma. Sì, 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 è un reperto proprio tipico. Bisogna nell'inguine sì, sotto l'ascella, posti che noi non visibili, in cui la zecca proprio per un istinto si va a nidiare per fare il passo di sangue. Sì, sì. Pericolosissimo. Ricordiamo che la zecca è più, diciamo, rispetto alla pulce, porta malattie sì, 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 anche molto mortale, gravi, per esempio la malattia di Lyme. Sì, che è una malattia serie di ricchezziosi, sì, terribile, sì. Malattia di Lyme, la febbre della vallata del Rift, nel cane l'erlichia, sono delle malattie febbrili con artrite, sì, meningite, sì, ad alto, diciamo, tasso sia di mortalità ma anche di invalidità. So anche che è una malattia poco conosciuta dai medici, quasi incurabile. Purtroppo questa malattia, soprattutto dai medici umani, non sempre, però a volte capita che sono sottostimate, cioè anche il morso sì, della zecca sì, come rischio epidemiologico è sottostimato, sì, motivo per cui ci sono delle linee guida che soprattutto nel dubbio in cui tu non puoi tracciare la zecca, che potrebbe essere anche tu quando vieni morso dalla zecca e l'estrai, la zecca può essere inviata a un istituto zooprofilattico per vedere se è portatrice di questi borrelli, ricchezze, cioè di questi batteri
zoonosici. Sì. È chiaro che però nel dubbio, non potendo tipizzare la zecca, farla analizzare o nel frattempo, spesso sono consigliate, le linee guida consigliano una metafilassi antibiotica, poi con un antibiotico molto banale che è la tetraciclina, proprio sì, perché poi non curata in tempo o mal curata o curata tardi può essere invalidante con fenomeni di meningite, poliartrite. Sì, 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 sì. Ecco, e veniamo alla, diciamo, alla prevenzione. Come fare prevenzione? Lo dicevamo prima, meglio prevenire che poi curare diventa complicato, diventa certo, difficile. E quindi contro questi parassiti, chiamiamoli esterni, impropriamente, sì, perché poi ectoparassiti. Ectoparassiti nel cane, nel gatto. Ecco, quali strumenti antiparassiti abbiamo a disposizione? Diciamo quelli classici, sì, quelle, diciamo le novità, ci sono, le novità. Ci sono una vasta gamma di presidi medico-veterinari che ci mettono al riparo appunto dalle infestazioni. Tra poco ne cominciamo a vedere. Ripeto, spesso sono proprio per il benessere dell'animale. Sì. Cioè non se, noi spesso lo pensiamo, troviamo la pulce sul cane, il nostro primo pensiero è quello che la pulce ci possa infestare. È raro, anzi, io dico sempre, è molto più probabile prendere le pulci e le zecche in una casa dove non ci sono animali ma dove c'è un'alta contaminazione. Il parassita, non trovando l'animale, colpisce l'uomo. Ci questo sono è una serie di presidi, questo è quello, questo diciamo, più classico. È il più classico, diciamo, di seconda generazione, si chiama spot on. Spot on, cioè, sì. Questo però non è, come molti pensano, un'applicazione solo di repellenza locale, no, perché qui si sfrutta un tipo di assorbimento che è l'assorbimento transcutaneo, cioè il farmaco deposto sulla pelle, fra le scapole, in un posto dove non può, meno declive, lentamente nel giro di 10-12 ore viene assorbito dalla cute e quindi poi ha un'azione sistemica, oltre ad avere anche un'azione di repellenza sul manto. Sì. Sono delle, diciamo, di seconda generazione, perché la prima generazione erano i cosiddetti spray, le infusioni, esteri fosforici, vecchie molecole, adesso abbandonate perché con anche effetti sì, collaterali. Collaterali, certo. Qui questa è una seconda generazione, quella spot on, che rispetto alla prima sicuramente è più efficace e meno, con meno effetti collaterali, ma anche questa non è scevra da effetti collaterali, perché ci sono comunque delle molecole abbastanza importanti, spesso usate anche nell'agricoltura, sono dei principi attivi che soprattutto se sovradosati o usati in maniera erratica, tipo nel gatto, non si possono usare degli spot on che vengono usati nel cane. Quindi perché alla, sono la permetrina. Alla farmacia veterinaria bisogna chiedere, specificare se è per cane o per gatto, cioè soprattutto sì, tutta la classe delle permetrine, dei piretroidi, di alcuni repellenti che nel gatto sono altamente tossici, oppure se sovradosati nel cane possono dare sindromi neurologiche importanti. Però diciamo, questa è una copertura, cioè è un tipo di approccio che, se fatto ben dosato, consigliato sempre dal medico veterinario, diciamo è un approccio che dà una buona copertura. È chiaro che però poi, diciamo, se vogliamo avere una copertura del 100%, soprattutto se sappiamo di essere esposti ad ambienti ad alta infestazione come bosco, allora ci viene anche un'altra tecnica. Ecco, questo è un altro presidio, il collare. Anche questo classico. Anche questo classico, questo viene un po' dopo lo spot on, sì, come diciamo generazione di antiparassitari. Questo ha un'azione esplosiva di repellenza, cioè cede lentamente delle sostanze repellenti o anche insetticide come piretroidi in genere, che lentamente e in maniera costante si diffondono uniformemente sul pelo e danno una repellenza. Sì, un repellente. Che però ha una copertura non del 100%, ovvero su 10 zecche, su 10 pulci che incontrano un animale, probabilmente 2-3 supereranno la barriera di repellenza. Saranno immunizzate, magari. Sì, sono le pioniere. Le pioniere, le spa, sì. La superano quella barriera di repellenza e una volta poi superata, diciamo, si avviene il contagio parassitario dell'animale e il pasto di sangue si ha per tutto il tempo per poter trasmettere anche malattie come quelle che abbiamo detto, ricchezza. Sì. Perché la trasmissione della ricchezza è legata alla durata di attecchimento del parassita sull'ospite. Anche nell'uomo la zecca, per trasmettere il virus o la ricchezza, ha bisogno di un pasto di almeno 24-36 ore. Se viene estirpata prima o viene ammazzata prima da un antiparassitario, non c'è quel tempo necessario al passaggio del... Ecco, qui vediamo l'azione
come dire, di repellenza cioè il raggio di azione. Questa qua però è una scelta di elezione, per esempio, non lo è più per gli ectoparassiti come pulce e zecche, perché ci sono dei prodotti di ultima generazione molto più efficaci, sì. Però rimane di elezione per la zanzara, per il flebotomo, perché sì. Ad oggi è uno dei metodi più efficaci come strumento repellente per il morso della zanzara, che è veicolo di Leishman. Ecco, qui vediamo questi nuovi, l'ultima generazione, sono le pillole. Sono delle compresse masticabili, sì. Ultima generazione, un antiparassitario che si somministra per via orale e che ti dà questo, una copertura del 100% per un periodo ben decifrato. Masticabile. Il cane riesce a masticare, allora, una cosa del genere? Sono compresse altamente appetibili, cioè in genere vengono. Qui vediamo un altro tipo. Sono altamente appetibili, nel senso che sono fatte già con impasti di carne, di sostanze altamente appetibili. Quando il cane non la mangia, si consiglia, diciamo, di un impasto con un po' di cibo altamente. Cioè, praticamente il solito inganno che facciamo. Sì, un inganno, diciamo, un'integrazione del cibo. Sì, certo. Okay, però in questo caso io le hanno usate, nel senso che avendo 7 cani esperienza anche personale. Sono molto gradite dai cani, sì. E ti danno una copertura certa per un periodo certo e soprattutto del 100%, ovvero una volta incerite hanno si depositano nel grasso. Ecco, questo è un altro tipo. Sì, sono più o meno quelli che stiamo vedendo, comunque, sono 4-5 fatti dalle più grandi case farmaceutiche. Il principio attivo cambia la formula della molecola, ma il meccanismo di azione e il principio farmacologico è lo stesso. Sì. Cambia solo un po' l'emivita, cioè ci sono alcuni che durano dai 30 ai 35 giorni e altri che durano fino a 90 giorni. La posologia dipende dalla statura dal peso. Sì, diciamo che la quantità dipende dal peso, per cui ci sono delle fasce di peso, sì, da 5 sì, a 10 kg, sì. Da 20 a 30. E qui vediamo lo sparapillole, io l'ho presa questa immagine perché era simpatica, avremmo concluso con questa è per i gatti soprattutto. Ma non solo per i gatti, per esempio questo si usa anche in zootecnia per il suino, per dare la compressa al maiale. Diciamo, per chi per animali che sono poco compiacenti alla somministrazione per via orale, diciamo, come è il gatto. Sì. Però anche qui. Nel gatto c'è questa tecnica, però vi garantisco, su alcuni gatti, cioè sul gatto che decide che non la vuole, ci sono anche dei farmaci tipo quelli che abbiamo visto, Bravecto, che sono queste compresse antiparassitarie per via orale, che gatto, però possono essere date sempre spot on. Ecco, questo se lo fai al mio gatto, il gatto ti sbrana. Questo qua è un gatto super tranquillo. A questo gatto qua probabilmente non c'era bisogno neanche della spalla, si poteva appoggiare direttamente con il dito. Però diciamo che la somministrazione delle compresse anche antiparassitarie nel gatto è più problematica, per cui anche alcuni antiparassitari come il Bravecto, che è l'ultima generazione, per il gatto ha messo a punto una versione spot on, cioè per assorbimento transcutaneo. Sì, perché ci sono queste, circolano voci che no, allora, diciamo che io vorrei spendere giusto un minuto su questa cosa, perché secondo me è molto importante. Prima di tutto, questa è un'accelerazione antiparassitaria che ha dato una vera svolta nella gestione dei parassiti, perché, ripeto, dà una copertura del 100% e la dà per un bel periodo di tempo, e soprattutto l'animale trattato diventa un serbatoio sterilizzante nell'ambiente, ovvero avendo una copertura di 40 giorni fa l'effetto gregge. L'effetto serbatoio, cioè nel senso che tutti i parassiti che nell'ambiente mano a mano schiudono vanno sull'ospite, muoiono tu sanifichi anche l'ambiente. Sugli effetti collaterali, perché dicono per via orale, quindi molti c'è questa leggenda metropolitana per cui darebbe effetti collaterali, non è vero, cioè perché anche l'assorbimento transcutaneo comunque anche quello può dare effetti. Se tu lo sovradosi certo. Ci sono degli studi di sicurezza che dimostrano che anzi hai meno effetti collaterali della generazione precedente. È chiaro che molte volte si stanno anche anche per un motivo, questo è un prodotto che può essere dispensato solo su ricetta medico-veterinaria, le vecchie generazioni no, quindi si creano a volte anche delle competizioni fra i negozi che possono o non possono vendere, e quindi spesso si... Però nei nostri casi rivolgiamoci sempre alla farmacia veterinaria. Poi è chiaro che si può avere un approccio integrato, ovvero nei mesi invernali, nei mesi in cui la pressione infestante è più bassa, allora io potrei orientarmi su un repellente, su uno spot on. Che viene venduto un po' anche da tutti i negozi. Poi nei mesi semmai dove la pressione infestante aumenta o nei periodi
periodi in cui io so dover andare in posti dove la pressione infestante è maggiore, a quel punto mi potrei orientare anche su un approccio integrato, tipo collare repellente e compressa per via orale. Fermo restando che molti dicono detrattori delle compresse, dice però l'insetto comunque consuma il pasto di sangue, a differenza del repellente. Però non ha quel tempo, quelle famose 24-36 ore che sono necessarie per trasmettere la malattia, come ad esempio l'erlichia, che in Campania è una delle principali malattie infettive che colpisce il cane ed è trasmesso dalla zecca.